affascinanti con noi, perché andiamo in provincia di Lecco, appunto per la terza edizione della Ronda della Valsassina, che hanno effettuato anche i nostri ospiti brillantemente, perché hanno chiuso con un settimo posto assoluto, quindi da rimarcare, con una Clio Williams di classe F a 7 dietro i big della gara. Loris, allora cosa ci dici? Loris, vi racconto una bella storia. Weekend sicuramente da incorniciare, perché neanche noi ci saremmo mai aspettati una prestazione del genere. Sicuramente faccio l'appunto all'autovettura, che questo fine settimana è stata davvero straordinaria, strepitosa su tutti i punti di vista. È stato amore immediato tra il motore e l'assetto, quindi sembrerà un paradosso, ma è stato non troppo difficile per noi ottenere questo tipo di risultato. La performance finale l'abbiamo ottenuta dando fondo ai nostri risparmi con quattro gomme nuove, che ci ha permesso di abbassare ulteriormente di tempo di 4 secondi. Non utilizzando intermedi in abitacolo, noi ci siamo accorti di questo grande risultato soltanto al tavolino, e potete immaginarvi la gioia immediata di fronte a un tempo del genere. Mi chiedo solo se sia stato un exploit, quindi insomma la voglia di rimisurarsi un attimino c'è, cioè, per capire se insomma l'essersi preparato molto bene in occasione di questa gara. Qui tenevamo molto, perché era anche l'ultimo appuntamento della Lombardia Home Cup, e volevamo chiudere in bellezza quest'anno, quindi possa essere stato un motivo per cui siamo andati forti. Quindi capiremo un po' come muoverci poi più avanti, se il momento lo permetterà, dato la difficoltà anche nel localizzare sostenitori economici in questo periodo. Aveva ancora voce alla fine? Ne avevo. Sì. Ma guardi, non mi manca. Urlo, mi impegno. Una gioia. Sì, assolutamente. È stato proprio un bel fine settimana. Immagino, perché è entusiasta molto. Già. Immagino anche il navigatore a sto punto. Mi dice... Sono stata brava, che insomma ci siamo trovati, questo siamo stati bravi entrambi. Io mi sono preparata un pochino meno, non ho mai tantissimo tempo, però sono comunque stata soddisfatta. No, assolutamente no, cioè, stiamo guardando il cronaca e posso garantirvi insomma che il ritmo era sostenuto, si è adeguata perfettamente, ha sempre tutto sotto controllo. Poi io le dico sempre una cosa: non la sento in macchina, ovvero la sento solo se c'è una nota che non funziona, altrimenti è talmente un meccanismo perfetto che è una musica, bravissima. Quindi sì. Michela è sicuramente fondamentale per questo risultato, perché io sono cresciuto in macchina con lei, quindi non la togliere insomma tutti gli altri, con cui mi fa piacere condiviso, perché io assolutamente sono d'accordo con te. Secondo me la vittoria, il bel piazzamento, darei, ho sempre dato un 60-70% di merito al navigatore, e non un 50-50, perché il navigatore stretto in parte soffre, innanzitutto perché non è in mano del volante, e se uno che guida, ciao, giusto? Assolutamente. Però secondo me è fondamentale, assolutamente ti fa andare forte, ti calma quando sei nervoso, ti rallenta se vai troppo forte. Questa è una cosa vera, di questo non ne sono grata. Assolutamente, sì. Anzi, un applauso a tutti i navigatori, che siete bravissimi, non c'è niente da fare. E le vittorie sono più merito vostro, questo è pacifico. Bene, ringrazio da parte di tutti. La verità, perlomeno è il mio punto di vista, ma ce l'ho rispetto. Sono cresciuta. No, ma io può garantirti, Pierre, che ho un rimprovero, che gli ho fatto il trasferimento, sei stato bravo. Io gli dico, guarda che macchina siamo in due, cioè, sì, quindi tu, bravissimo, ma quando... manca l'appoggio, poi si rallenta, cioè questo è il fondamentale. L'equipaggio qui ha fatto la sua storia, e io sono contento, insomma, noi ce la giochiamo in camera, la condividiamo. Non l'ho mai vista guardare un camera car per tre volte di fila, e lo fa senza di me, quindi mi sto preoccupando. È facile dire sempre il pilota, ma che bravo che sta, ma che bravo, come lo è forte. Sì, ma quello che c'è in parte. Ah, ma io... anche il signor ha in parte una persona che lo naviga da 9 anni, da 10 anni. È il feeling, non c'è niente da fare. Senza Elena non avrebbe vinto in ogni gara, non c'entra. Tornando alla gara
della Valsassina, quindi è prova speciale sopra Colico. La prova come l'avete trovata? La prova è veramente bella, bella prova. Noi non avevamo mai partecipato alla Valsassina, quindi quella era una novità, però una prova molto bella, scorrevole, alternava dei tratti velocissimi a del misto guidato, della discesa, dello sconnesso, insomma c'era un po' di tutto per divertirsi. Fortuna di aver trovato anche un bel tempo. E quindi vi siete divertiti? Ma già direi assolutamente sì, insomma, ci siamo divertiti prima e dopo, durante, come sempre, nel senso, ecco, cose importanti. Bene, quindi con le vicende agonistiche ci troveremo tra qualche attimo, diamo lo spazio a qualche spot pubblicitario, poi torneremo appunto con la terza ronda della Valsassina. Per la tua pubblicità su Video Verdium, numero verde 800-239-182. Paccagnella Bianco a 8 secondi, sempre Ford Focus della BS Sport, e poi terzo posto per Kobe Origami. Questo è un po' il podio della gara. Settimo posto, dicevamo, per Gelfi Locatelli con questa Clio Williams, macchina non di ultimissima generazione come queste Clio che vediamo adesso di categoria R3, ma sempre una vettura che dà soddisfazioni. Insomma, difficile negarlo, una vettura del genere ti permette veramente tanto, poi chiaramente sta un po' all'intenzione del pilota e del navigatore capire dove portarla. Sicuramente qui bisogna cucirsi un vestito da fargli calzare sopra, a differenza delle vetture di nuova generazione dove bisogna cercare di fare un lavoro un po' più minuzioso. Credo che sia un po' più semplice guidare una Clio Gruppo A rispetto a sicuramente tutta una serie di vetture nuove. È amore questo nei confronti di questa vettura. È chiaro che bisogna anche pensare a che cosa fare, perché insomma, col senno di poi credo che siano macchine che con l'andare del tempo non dico che verranno accantonate, ma bisognerà capire un attimino. Si susseguiranno poi. Certo. Esatto. Si avvicenderanno con le altre vetture, perché poi appunto i regolamenti e tutto quanto cambia. Qui siamo in prova speciale appunto con i primissimi passaggi, queste sono le vetture WRC che sono sempre un bello spettacolo da vedere. Mentira. In una svolta importantissima che se la guardo mi emoziona ancora, fatta a mio avviso egregiamente da Loris, proprio bella, una bella traiettoria, abbiamo avuto complimenti da più di una persona, quindi complimenti proprio ancora a Loris, sono ancora entusiasta quando vedo queste cose, mi batte ancora il cuore, però voglio di tornare subito, domani mattina. Sono state delle prove speciali importanti, peccato per l'ultima che non abbiamo potuto terminare per ovvi motivi. Sì, è stata sospesa a causa del traffico, sì, logistici, sì, che non hanno potuto permettere di raggiungere la prova. Esatto. E quindi delle quattro prove in programma ne avete qua soltanto. Delle tre, il passaggio migliore, Loris, qual è stato? Bah, il passaggio migliore già è stato il terzo, quindi dopo esserci tolti un po' la ruggine di pari mesi, insomma, che guidavamo, capita la macchina, abbiamo deciso di montare quattro gomme nuove sotto consiglio, stretto consiglio della scuderia, e a questo punto li ringrazio per averci fatto spendere dei soldini, perché sono quattro secondi che ci hanno permesso di conquistare una piazza, insomma, mai conquistata prima. Gomma nuova, 3 del pomeriggio, temperatura ideale, insomma non c'era condizione migliore per poter tentare di fare quello scalino in più. E come statisticamente pronto, insomma, tutte le ronde, che poi il terzo passaggio possa sempre essere il migliore. Capita la prova, rimati le correzioni, perché ho corretto tutti quegli errori che facevo
di eccesso di acceleratore, perché poi un po' questo brutto vizio di arrivare un po' troppo carico quindi alzare un po' il piede mi ha veramente aiutato e ho lavorato lì, insomma, ecco. Poi la fortuna ha fatto il resto, che ci credo molto anche nel discorso fortuna in queste situazioni. Vabbè, più che fortuna è l'azzeccare tutta una serie di fattori, di coincidenze che poi portano ad avere questo riscontro economico, si diceva che era di questo terzo passaggio, il 7.04.3, che è il miglior tempo delle due ruote motrici. Sì, non mi capacito ancora di come sia stato possibile, perché ti posso garantire che sì, che non ho visto il camera car e l'ho cronometrato, e quindi può esserci stato solo un errore. È stato il tempo migliore delle due ruote motrici sulle tre prove. Ne mancava una, quindi probabilmente qualche ventesimo. Quindi tu pensavi di non essere andato così forte? Assolutamente no. Perfetto, e proprio quando pensi di non essere andato così forte, che hai fatto di tempo? Quindi hai guidato molto bene. Non avevi interventi. Hai ottimizzato il tutto, quindi precisi, dettagliatori, niente sottosterzi, niente. Zero. È stata una prova dove... Staccate giuste, sempre molto fluido, e ti sembra di non andare. Non ci diamo intervenire in abitacolo, perché non voglio né rischiare di accelerare né deprimermi se ci sono secondi meno. A fine prova io ci vediamo, insomma, poi ottimo. Quando sono arrivato in fondo ho detto, ma ho visto 7.04 e insomma, poi non posso proprio ripetere l'esclamazione, ma sicuramente è stato un bel tanto. Poi insomma. Anche i cronometristi erano dalla nostra, c'erano tutti un po' spietato di non l'ultimo. Complimenti. Grazie. A parte della sportività e della passione di tutte le persone che lavorano all'interno di un rally e condividono con noi i risultati, questo come sempre. Dicevamo settimo posto assoluto, naturalmente il primo di classe, il secondo di gruppo invece per quanto riguarda le FA, perché davanti a voi solo c'era la BMW, mentre un certo Mauro Miele che solo il nome basta, come dicevamo prima con Loeb, e è arrivato però anche la vittoria nel Lombardia Round Cup per quanto riguarda la classe FA7. Quindi qui abbiamo questo giusto passare adesso Lombardia Round Cup. Innanzitutto un ringraziamento fondamentale a Maurizio Cerboni e Moscari, insomma, i due promotori di questo evento, partito un po' in sordina, ma che poi con l'andare del tempo, vedendo stilarsi le classifiche, ha cominciato a includere tanti appassionati che volevano continuare a partecipare a questa Lombardia Cup. Lo giustifica la quantità di presenti alla Ronda Sassina dopo purtroppo l'annuncio, dopo la defezione, sì, della città dei Mille, Sicilia. Noi abbiamo semplicemente partecipato a tre gare delle sei, se non sbaglio, sì, in programma. Devo dire che nelle gare in cui abbiamo partecipato, per quanto concerne il discorso gruppo scaduto, soprattutto nelle FA, siamo stati sempre davanti, a parte in quelle due occasioni dove c'erano le maxi, che sono sempre un po' impegnative da raggiungere. Quindi credo che questo piccolo titolo, insomma, qualche maniera ce lo siamo guadagnato sul campo, questa è una cosa importante, soprattutto con una chiusura del genere sono contento. Sì, sicuramente si diceva poi, peccato per la defezione della gara di casa, forse la quale sì, tutti i piloti bergamaschi puntavano per chiudere la stagione, però vabbè, l'appuntamento è rimandato all'anno prossimo, al 2013. Per quanto mi riguarda, la stagione si ferma qui nel 2012 o c'è ancora qualcosa che vuole inventare? Ma ci sono dei nuovi progetti a cui ci siamo avvicinati in questo periodo. Mi piacerebbe, ci piacerebbe, perché comunque voglio dire, parlo anche per la mia navigatrice, chiudere la stagione ancora con un'altra gara. Se ce lo potremmo permettere, sicuramente scenderemo a quella LPS. Dobbiamo capire un attimino come muoversi, perché insomma il periodo, tutti lo sanno, non è dei migliori, e non voglio neanche fare il passo più lungo della gamba, perché non è il caso. Vedremo, che oggi non ho ancora delle certezze tra le mani, come del resto le abbiamo avute durante l'anno, abbiamo sempre affrontato gara dopo gara. Se c'è la possibilità, noi siamo i primi a... Beh, non ci sono tante gare, ormai. Sì, c'è forse qualcosa a fine novembre.
anche fuori, sinceramente. Mi piacerebbe provare a fare una gara fuori, perché giustamente come qualche... Tipo? Ma...